Bentornati. Allora, continuiamo il discorso Inter. Allora, Stefano, torno da te perché volevi rispondere sul discorso problematiche dell'Inter. Stanchezza, vi dicendo. No, è che mi sembra che l'analisi del momento dell'Inter sia un'analisi troppo negativa rispetto a quello che io ho visto. Perché l'Inter ha perso il derby, ma per 70 minuti ha giocato una partita eccellente, a mio avviso, nel derby. E meritava di essere in vantaggio. Alla fine del primo tempo era in vantaggio per 3-0. Per me ha giocato una partita molto molto buona nel derby. La partita successiva contro la Roma l'ha vinta rischiando poco, giocando all'inizio poteva chiudere il primo quarto d'ora in vantaggio di 3 gol. A Napoli ha giocato effettivamente un brutto primo tempo, ma nel secondo ha ripreso possesso della partita, l'ha pareggiata. E credo che anche se Napoli dal punto di vista della qualità è stato superiore complessivamente, ma non ha rubato nulla, per cui ecco, mi sembra che ci sia un'analisi nei confronti. Ma io scusa Stefano, ma non mi riferisco a te, Massimo. Io ho detto però, semplicemente. No, ma non mi riferisco a te. Mi riferisco in generale. Le cose negative. No, mi riferisco in generale anche rispetto a quello che diceva Filippo. Io mi sono allacciato semplicemente a quello che diceva Filippo sulla stanchezza, però scusami Stefano, però non si può non dire che l'Inter alla fine del primo tempo con il Milan aveva 7 punti di vantaggio sul Milan con una partita in meno, quindi potenzialmente erano 10, e oggi con una partita in meno è a -1, a quanto no, non lo so neanche, a meno comunque c'è primo il Milan. Quindi no, capito, però insomma da +10 a +2, da un potenziale +10 a un potenziale +2 non puoi negare che ci sia stato qualche problema, che no. si era già evidenziato per esempio nella partita col Venezia, che non è andata così liscia come può essere, e ti dico la verità, pure nella partita di Supercoppa con la Juve, io onestamente, anche se l'Inter ha fatto la partita, ha fatto tutto, però ragazzi sono arrivati al 120esimo contro una Juventus a cui mancavano 6-7 titolari. Però Massimo, scusami, quindi, se il concetto diciamo è... Aspetta però Massimo. Ha ragione Filippo a dire, si presenta contro una squadra importantissima come il Liverpool e sinceramente nelle ultime partite... Non ho visto la stessa Inter che l'ho vista dominare nel tutto l'arco del campionato. Massimo, poi io sono il primo a dire che trovo ancora favorita l'Inter per lo scudetto, non la trovo battuta dal Liverpool. Sono il primo a dirlo perché l'Inter ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per battere addirittura il Liverpool. Non so se qualificarsi o meno, ma ha tantissime probabilità perché il Liverpool difende male. Se vogliamo trovare non difende benissimo, difende meglio l'Inter. Ma quello che voglio dire io è che, cioè, tu stai dicendo il fatto di aver vinto al 120esimo contro la Juve meritando è un segnale di stanchezza, il fatto di aver perso è tutto, mi sembra che la visione sia di stanchezza. Comunque aspetta, di stanchezza, di difficoltà. Di difficoltà, non ho detto di stanchezza, hai detto di difficoltà. Difficoltà. Io credo che se tu batti la Juve giocando meglio della Juve, io non so se è un segnale di difficoltà. Però scusami, allora nel momento in cui se vinci all'ultimo sei in difficoltà, se perdi con il Milan avendo giocato meglio 70 minuti sei in difficoltà. Mi sembra che tutte le analisi in questo momento, ma per via dei risultati, non le tue in generale nei confronti dell'Inter, no, però analisi, posso dire ste aspetta, siamo sì. analisi fammi sono Vabbè. Analisi no, ma ho negative ho capito. Io credo invece ma non che sono sia negative così. Ma non sono negli negative negli 8 giorni l'Inter ha giocato sono negative ma no aspetta, l'Inter ha giocato con negative. Il Milan infatti. Con la Roma e con infatti, il Napoli io quello, a infatti. Mio avviso delle 3 partite quella che ha giocato peggio la partita che ha giocato peggio è stato no, il primo posso. Tempo con il Napoli ho capito dopodiché però, io francamente non ho capito ragazzi mi metti, però, scusate allora sì, però io voglio rispondere sia a Massimo che a Stefano aspetta Massimo un attimo. Sul discorso della stanchezza, secondo me non è una questione di minuti giocati, secondo me è una questione di avversari che hai affrontato, perché l'Inter tra gennaio e febbraio ha giocato veramente praticamente quasi sempre con squadre forti o comunque di nome. Se togli la parentesi Empoli in Coppa Italia
e Venezia in campionato, ha incontrato la Lazio, ha incontrato la Juventus in Supercoppa, ha incontrato l'Atalanta a Bergamo, ha incontrato il Milan, il Napoli, la Roma, adesso il Liverpool. Veramente ogni tre giorni una cosa del genere, non dico che ti ammazza a livello fisico, ma ti ammazza, ti stanca anche a livello mentale, devi sempre essere al 100% perché comunque vai in campo con queste squadre, c'è un trofeo in palio con la Juve, non lo puoi perdere. Certo. Ok, quindi secondo me la stanchezza mentale è quella che in questo momento l'Inter sta subendo. E per rispondere a Stefano, non è questione di vedere le cose negative, è questione di constatare che fino a un mese e mezzo fa l'Inter andava in campo e tu eri sereno perché sapevi che andava in campo, giocava a memoria, dominava le partite, teneva palla per 90 minuti, adesso non è più così. È normale, fisiologico, quello che vuoi, non è una critica, però bisogna constatare il fatto che l'Inter quando va in campo adesso... Con il Milan tu sei stato con il Milan, ci hai giocato 70 minuti, benissimo. Però la partita dura 90 però. Massimo. Aggiungo una cosa, è inutile poi nascondersi dietro un dito e dire come ha pareggiato col Napoli e stava praticamente, come dicevi tu, dominando il Milan per 70 minuti, va bene, però poi ha vinto il Milan. C'è da dire che aveva, io non ti dico due match point, a me piace il tennis, piace anche a Filippo, parliamo di due break point importanti. Gli strappavo il servizio all'avversario e mi portavo a servire, non dico per il match, ma quasi. Voglio dire, se queste due partite, contrariamente ai risultati che ci sono stati, perché io non sto a guardare, ha giocato il primo tempo male, secondo bene. Devi guardare il risultato alla fine. Oggi non puoi più stare a guardare se ha giocato bene o ha giocato male. Io non conosco una squadra che vince tutte le partite passeggiando. Scusa, però fammi finire, Stefano. Ti sto dicendo che una zampata al campionato l'avrebbe potuta dare, perché se avesse vinto col Milan e avesse vinto col Napoli, oggi staremmo qui a parlare che il campionato era già chiuso. Se batte il Milan e il Napoli vince tutte. Ragazzi, però se non vinci queste due partite qua rimetti in discussione il campionato. Adesso li rimetti in discussione il campionato. Scusa, abbi pazienza. Io sto elogiando sempre Inzaghi, ma devo dire in queste due partite, in una soprattutto, secondo me un paio di autogol se li è fatti, perché nel derby, il dato più importante, con questo andiamo in pubblicità, derby, oltre a dare i meriti al Milan. Il dato più importante è che delle partite importanti dell'Inter ha vinto solo una partita con il Napoli, metto in evidenza che il Milan è arrivato al derby dopo aver perso in casa contro lo Spezia, come ci ricordiamo, e dopo aver pareggiato contro la Juventus, con la Juventus che non ha fatto un tiro in porta. Quindi era un Milan facilmente battibile e l'Inter l'ha dimostrato. Allora, continuiamo a parlarne minuti. Perché poi voglio sapere anche il parere di Simone, quindi andiamo in pubblicità. Che ormai l'Inter, non dico che potesse fare una passeggiata, ma che potesse controllare il campionato, ci ritroviamo con una classifica totalmente rimbaltata. Credo, Stefano, che questo pessimismo derivi da questa impressione. Tutti voi no? Eravate convinti. No, perché tutti noi e tutti voi. Perché insomma, dai, l'Inter aveva mandato dei messaggi molto chiari. E quindi questi messaggi li butti nel cestino perché ha perso il derby. Filippo non mi ha seguito. Ho detto che secondo lui ha parlato di c'è un eccessivo pessimismo. Stefano ha detto, io collegandomi a questo dico che secondo me questo eccessivo pessimismo che lui evidentemente sente nell'opinione è molto attento a queste cose. E secondo me Parlando di una squadra che per arrivare al derby a più 4 ha dovuto recuperare 7 punti. Stiamo parlando di Napoli e Milan che nelle prime 12 partite le hanno vinte tutte. Non sono critico, sto dicendo che secondo me questo pessimismo che avverte poi l'Inter secondo me ha tutte le carte da giocarsi. Io ho la sensazione che ci sia una sindrome da Juventus. E cioè noi pensiamo che tutte le squadre debbano dominare il campionato come ha fatto la Juventus per tanti anni. Io credo che l'Inter, e noi abbiamo trascurato il fatto, e continuiamo a trascurarlo, che
che l'Inter l'anno scorso ha sì vinto il campionato in quel modo, ma dopo l'Inter ha venduto Lukaku e Hakimi. Bravo. Cioè qualcuno si è dimenticato. E ha perso Eriksen. Ha venduto Lukaku e Hakimi. E ha cambiato allenatore. Eriksen, ha cambiato allenatore. Però, Stefano, e noi, visto che ha vinto il campionato l'anno scorso. Stefano, però su questo non ti siamo, perché il Milan, per esempio, ha perso Donnarumma, ha perso Çalhanoğlu, ha perso, sì, cioè tutti quanti hanno perso qualcosa. L'Inter secondo me ha perso i due migliori giocatori. L'Inter ha perso i due migliori calciatori del campionato scorso e non può non incidere questo. Stefano, ha ragione Chiodo, dai. Tutti hanno perso qualcosa. Tutti hanno perso qualcosa. Sono andati a prendere. Ronaldo, non so. Come no? Perché Ronaldo, ragazzi, ti dà 30 gol all'anno, hai perso uno da 30 gol all'anno e non l'hai e non l'hai perso Lukaku, Hakimi, l'allenatore dello scudetto, ha perso Eriksen e noi pensiamo che debba ammazzare il campione. Chapeau all'Inter, nessuno spesso di niente, però su questo terreno non ti segue, Stefano. Però abbiate pazienza, scusate, però non si può ogni volta dire scusa Filippo. Non si può ogni volta dire, se no c'è un'incongruenza. Non si può ogni volta dire l'Inter sul mercato ha operato alla grande prendendo Dzeko e Çalhanoğlu e poi dopo, quando si trova un po' in difficoltà, sì, però non bisogna dimenticarsi che ha perso il più 140 milioni, Massimo. Ha operato alla grande facendo più 140 milioni. Cosa c'entra? Come cosa c'entra? Massimo, scusa, se avesse fatto meno 140 milioni nella sostituzione tecnica. Tecnica. No, Massimo, se avesse fatto meno 140 milioni avrebbe tenuto Lukaku. Scusami. Ha altre caratteristiche. Però scusa, Dzeko, altre caratteristiche. Come non mettere in conto i soldi? Agresti, non parla dei milioni. Ma come non parli dei milioni? Ma come fai a non parlare dei milioni? Ma no, Massimo, noi stiamo parlando. Massimo. No, noi stiamo sempre parlato. Ti ha operato alla grande a livello tecnico. Ronaldo è entrato Ken. Ti posso dire perché ha operato alla grande? Perché ha fatto più 140 milioni e ha fatto delle scelte tecniche intelligenti. Aspetta. La Juventus, scusami Massimo. La Juventus. No, si parla di milioni. La Juventus che ha perso Ronaldo. Fammi parlare Massimo. Ma parla tecnicamente. Se ci sei, parla tecnicamente. Parlo tecnicamente. La Juventus. Parlo tecnicamente. La Juventus che ha perso. Vabbè, se parli te. Vabbè. Dai, uno per uno. Abbiamo capito quello che voleva dire Massimo. Vai. Anche potremmo dire qualcosa anche noi. Se perde Ronaldo, e ti parlo anche di milioni, se perde Ronaldo e lo rimpiazza con Ken, spendendo 38 milioni per Ken, opera male dal punto di vista tecnico. L'Inter opera bene, però devi mettere in conto che fa più 140 milioni a bilancio. È chiaro che non puoi rafforzare la squadra facendo più 140 milioni a bilancio. La Juventus è riuscita a fare meno a bilancio l'estate scorsa prendendo Ken. Questa è la differenza. Cosa c'entra? Ma io ti sto dicendo. Come cosa c'entra? No, io ho detto un'altra cosa. Scusami Stefano, ho detto un'altra cosa. Io ho detto che ogni volta ho detto a Filippo, però ogni volta che va male, che c'è un inciampo, qualcosa, però non bisogna dimenticare che ha perso Lukaku. E io dico, ma attenzione, c'è un'incongruenza, perché noi a livello tecnico, non a livello economico, a livello tecnico diciamo sempre che l'Inter, e lo dico anch'io per primo, secondo me ha operato in modo perfetto, perché è andato a prendere un giocatore a sostituire Eriksen e ha preso Çalhanoğlu che si è inserito perfettamente. Ha preso un giocatore con caratteristiche diverse da Lukaku, perché ha caratteristiche diverse Dzeko, ma ha preso il top che c'era in giro, tant'è vero che Dzeko era un giocatore papabilmente... Sì. Attenzione, arriva un gol, un altro gol, Bernardo Silva, il City sul velluto a Lisbona, gran gol di Bernardo Silva di controbalzo, calcia con il mancino, palla che tocca la traversa
e poi finisce in porta. In meno di 20 minuti il City ne ha fatti due. Insomma, praticamente ha congelato la partita, sì, se ho ben capito. Allora, ricordiamo che la magari non tutti ricordano che non c'è più la regola del gol in trasferta che vale doppio. Questo bravo, cosa vuol dire? Vuol dire che 2-0, per carità, è un ottimo risultato. Vuol dire che lo Sporting dovrebbe vincere 2-0 lì, no, per pareggiare però, i conti. Però vuol dire anche che se lo Sporting segna un gol adesso, poi al ritorno potrebbe farne anche solo uno per andare ai supplementari. Cioè, diciamo che la regola del gol in trasferta spostava un po' per le squadre ovviamente che lo facevano, ora invece non c'è più. Detto questo, il City sta totalmente dominando. Perfetto, allora torniamo da Filippo per concludere, poi dobbiamo andare. No, secondo me invece non sono d'accordo con Massimo. Secondo me conta molto. L'Inter aveva un'ossatura e un allenatore, aveva un modo di giocare, ha vinto il campionato dopo due anni di lavoro con lo stesso allenatore in quel modo. Aveva Hakimi, Lukaku, Barella, erano l'ossatura della squadra, si ripartiva da lì. Se tu, infatti, spesso abbiamo detto qual è il vantaggio del Milan a inizio anno rispetto alle altre squadre? Rispetto alle altre squadre, il Milan ha una continuità di progetto tecnico perché ha tenuto lo stesso allenatore. Quindi avere Pioli ancora sulla panchina è un senso di continuità e probabilmente anche un vantaggio nei confronti delle altre. L'Inter ha dovuto cambiare giocatori, è vero, a livello tecnico ha operato bene, sicuramente, ma ha dovuto ricominciare da capo. In un certo senso, perché il modo di giocare di Inzaghi non è quello di Conte, nonostante lo schema tattico sia lo stesso, le caratteristiche di Dzeko non sono quelle di Lukaku. Se la Juve ha perso con Ronaldo 30 gol, l'Inter con Lukaku ha perso 26-27 gol e Dzeko l'anno prima ne ha fatti 6. Quindi sicuramente il punto di partenza dell'Inter perdendo questi tre, secondo me, era un punto di partenza svantaggiato rispetto alle altre. Allora noi dobbiamo andare per forza. Io l'ho data a favore. Torniamo. L'impressione di un Inzaghi dimesso. Mi sarei aspettato qualcosa un po' di più di aggressivo. No, dai ragazzi, cerchiamo veramente il pelo nel nuovo. Inzaghi è sempre lo stesso. Conferenza normalissima, gli hanno fatto delle domande, lui ha risposto in maniera serena, normale. Tranquilla. Cioè, sì, ma è una partita da godersi. Questo. Io dico solo che, per carità, Inzaghi aveva sicuramente esperienza dei derby di Roma, che però non sono mai valsi così tanto come quello di Milano da qualche anno a questa parte, cioè per il primo posto in classifica. Ha sottovalutato, con, secondo me, sbagliando i cambi, quello che sono poteva d'accordo. Valere il derby sono di d'accordo. Milano. Sono sei d'accordo? D'accordo? Sì, perché sì. Il derby di Milano, quando ha avuto dei momenti magari non pochi, non molto splendidi, però questa volta tu potevi disintegrare il Milan e metterlo nelle fauci della Juve. E invece ti ritrovi il Milan in testa alla classifica, hai una partita da recuperare, ma il Milan da quel momento è completamente cambiato. Tra parentesi, stavi dominando la partita. Però ti chiedo una cosa, tu dici che giustamente che Inzaghi ha sbagliato qualche mossa, soprattutto negli ultimi minuti quando il risultato era ancora sull'1-0. Ti chiedo, secondo te perché? Quali cambi ha sbagliato? Beh, lui non ha sostituito Çalhanoğlu e quindi torniamo al fatto che il centrocampo dell'Inter nei vice titolari ha dei problemi. Però io il fatto, la cosa che mi fa impazzire è che li abbia sostituiti perché erano diffidati. No, c'era Çalhanoğlu che era ammonito. Comunque stava già pensando. Se no Brozovic avrebbe saltato. In maniera secondo me un po' avventata alla partita col Napoli. Era no, sicuro togliere Çalhanoğlu e Brozovic dall'Inter. Però se l'Inter ha questa rosa clamorosa, che problema ci sarebbe stato? Ma se l'Inter avesse avuto questa rosa clamorosa in mezzo al campo, che problema ci sarebbe stato a mandare fuori Brozovic e Çalhanoğlu? In un derby dove ammazzi il Milan Inzaghi l'ho visto sapendo allenare. Che ci sono Vidal e Vestino. Appunto, vedi che allora Inzaghi l'ho visto allenare. Inzaghi ha questo. Inzaghi fa tutti i cambi possibili, è una scelta sua. Li fa anche da quando ci sono 5 cambi, se tu hai visto Inzaghi ha cambiato. Ma Stefano, ma Çalhanoğlu e Brozovic giocava con la suola, il derby, giocava. A parte il fatto che Brozovic era andato in difficoltà quando è entrato Brahim Diaz, è andato in difficoltà perché lo pressava, sì. Era fresco. E facciamo entrare Vidal qui. E l'ha messo in difficoltà. Dai, detto questo, Stefano. Ma Brozovic non lo togli mai. Nella concezione di Inzaghi, se tu vedi l'Inter, come succedeva con la Lazio, è difficile che perda un giocatore per doppia ammonizione. La sua idea, giusta o sbagliata che sia,
a volte portata all'eccesso, è quella di togliere i calciatori ammoniti. A volte rischi, però. Sempre, a volte col rischi, Milan, no, devi rischiare. Però, col Milan lascia in campo Çalhanoğlu, rischi, aspetta, che prenda Roma. E Brozovic. Poi, però, dopo, l'hai perso. Poi, però, parlare alla fine. Io sono d'accordo. Io, per no, ma, Çalhanoğlu, ma questa no, cosa gliela sentiva prima del derby. Ragazzi, una volta solo per favore da casa. Brozovic è il nuovo. No, la partita era diventato Çalhanoğlu. Ragazzi, una volta solo da casa non si capisce. Brozovic con che sì, si è riposato tutta la partita. Che sì, il Milan ha giocato in 10 con che sì nel derby. Brozovic è andato in difficoltà. Questo l'uomo sì, della partita è entrato a 20 minuti dalla fine. Sì, esatto. E quando... prima tu dovevi continuare così. Non c'è Brozovic. Tu, sì. Brozovic e Çalhanoğlu in un derby sono togli. I due migliori. Non li togli. Ma poi nemmeno però... se sono squalificati okay. per tutta la vita poi. È tutto vero. Un derby come quello. Aspetta, è tutto però, vero. Stefano... È tutto vero. Però poi... se dopo 5 minuti Çalhanoğlu, perché poi parlare al 90esimo è sempre abbastanza facile, se dopo 5 minuti Çalhanoğlu fosse stato espulso, avremmo detto lo doveva togliere, era ammonito. Ma no, ma cosa? Ah, ma no. Non avresti perso il derby! Non avresti perso il derby! Io non ricordo un derby vinto dal Milan in rimonta con due gol in 3 minuti. Io mi ricordo quando Spalletti giocò con la Juventus, quello famoso di Orsato, eccetera. Non si parlò quasi di Orsato e dell'espulsione di Pjanic, si parlò del fatto che Spalletti aveva tolto Icardi per mettere Santon. Beh, okay? e la Juve poi vinse in rimonta. Ho capito, però quando tu tocchi una squadra che sta funzionando a poco da... Io infatti sono d'accordo con te, Furio. No, rischi, ma non puoi rischiare perché Çalhanoğlu è ammonito al 78esimo minuto. È un derby, hai la possibilità di estromettere il Milan dalla classifica, dalla lotta a scudetto, sì. Te la rischi. Se poi Çalhanoğlu viene ammonito, viene espulso, devi resistere ancora 10 minuti, 8 minuti, ci provi e giochi a Napoli senza Çalhanoğlu. No, prova non giocare a Napoli, prova la partita lì. Cioè, se tu la giochi in difesa. Vabbè, ma manca 10 minuti. Manca 10 minuti, ti arrocchi in difesa e provi comunque. Hai detto che veniva ammonito, ma ti potevi anche ammonito. Sono scelte che possono andare bene o male. Quando tocchi in difesa, la partita di Gazzi. Ragazzi, ancora il clima derby, ragazzi. Non tocchi in quel centrocampo lì, non lo tocchi. Brozovic, non li cambi. Io adoro Sei un pazzo se li cambi. Ma al quel momento suicida. Ma allora, secondo me se ne è accorto, scusa, chiudo. Secondo me se ne è accorto anche lui. Tanto è vero che col Napoli ha agito in maniera molto diversa. Sì, andiamo in pubblicità, pochi minuti e torniamo. Simone, un tuo commento su quanto si stava dicendo? No, sento veramente un clima ancora legato al derby, quasi fosse accaduto ieri. Questa cosa un po' da spettatore passivo, devo dire la verità, mi fa abbastanza sorridere. Ha cambiato la storia del campionato. Io mi concentrerei, per quanto riguarda l'Inter, mi concentrerei invece sulla partita di domani e in virtù del fatto che domani... è vero quello che diceva Filippo, si spenderanno molte energie e quindi nel corso del campionato poi sarà dura come dire, gestirlo. Secondo me l'Inter ha un ottimo organico, può farlo, ma le energie che spenderà domani ma sono soprattutto... le stesse che ci auguriamo che spenderà la Juventus. Sì, però tu hai detto che la Juve è tagliata fuori dallo scudetto. Dallo scudetto, quindi, però voglio dire, forse adesso, di più dello scudetto, di dire, Maurizio, economicamente vale arrivare tra le prime quattro. Con tutto rispetto per il Villarreal, non credo che la portata della partita... Ma maggior ragione, perché se l'Inter uscisse con Liverpool è finita. Vabbè, la Juve per lo scudetto ritorna senza diciamo, le partite presenti. Ma tu parli della Juve quando parlo dell'Inter. Cioè, perché sempre, vale anche per la Juve questo discorso. Se tu elimini il Liverpool, arrivi in finale. Cioè, non è che... Ci sono un po' di squadre ancora. Certo, perché se ti estraggono per caso il City, il Bayern Monaco, tu hai passeggiato. Però comunque se elimini il Liverpool non è... Dai, Furio. Ma guarda, stai attento, la Champions League può succedere di tutto. Io ho una domanda per Massimo. Massimo, tanti media paragonano la partita di domani per Inzaghi un po' un esame di laurea. Tu sei d'accordo? No, non credo che sia un esame di laurea. Lui con la Lazio mi sembra che abbia già giocato delle partite importanti in Champions, se non sbaglio. Beh, col Bayern Monaco non andò benissimo. Le ha buscate parecchie, sì. No, lo so, capito. Quindi gli esami ne ha già passati. È logico, con un'altra attrezzatura, però sempre un'attrezzatura discreta. Oggi, secondo me, ha una buonissima attrezzatura. Mi dispiace, questo lo dico sinceramente,
che nel doppio confronto venga a mancare un giocatore, secondo me, che nell'economia di quest'Inter è importantissimo, ed è soprattutto uno di quei giocatori che proprio nel complesso di quello che vai a incontrare, cioè credo la massima espressione una delle massime espressioni del calcio inglese, manchi proprio uno di quelle caratteristiche. Potenzialmente poteva mancare, per esempio, non so, Perisic, che Klopp dice che è il giocatore più pericoloso. Io dico che il giocatore più fastidioso e che potenzialmente andava meglio all'Inter in questo caso era proprio Barella. Mi dispiace non vederlo nel doppio confronto, perché è un confronto, secondo me, che andava disputato, ma anche per l'occhio del telespettatore, andava disputato con tutte e due le squadre, con tutti gli effettivi. Ecco, questo mi dispiace. Hai centrato un grande problema. Questo è sicuro che il Liverpool è diciamo favorito, però io continuo a sostenere che l'Inter ha le armi per poter far male. E per esempio mi auguro che Lautaro, che è tanto tempo che non segna, torni a segnare. E mi sembra che Lautaro è già un po' di partite di campionato. Io adesso non sono uno statistico. Nel 2022 ha segnato solo un gol contro la Juve, su rigore. Nel 2022 ha segnato solo un gol. Quindi credo che, insomma, secondo me anche in questo momento un giocatore, il gol di un giocatore così farebbero comodo in questo doppio confronto. Mi auguro che torni al gol Lautaro. Allora, dicevamo che mancherà Barella ed è una mancanza molto grave, però insomma, se non altro l'Inter torna a sorridere, perché potrebbe stare meglio Bastoni. Com'è la situazione, Federico, in casa nerazzurra? Sì, diciamo che l'assenza grande è proprio quella di Barella, perché gli altri due assenti sono Correa, che però è fuori ormai da diverse settimane, e Gosens, che non ha ancora nemmeno debuttato con l'Inter. Quindi dei titolari manca Barella, squalificato, espulso contro il Real Madrid, e quindi non ci sarà. Se vuoi, Maurizio, andiamo a vedere anche la probabile formazione dell'Inter di domani. Allora, possiamo andarla a vedere. Qualche dubbio c'è, qualcuno dice che forse, viste le ultime prove, potrebbe esserci un clamoroso turno di riposo per De Vrij, al suo posto potrebbe giocare Bastoni. Noi crediamo che invece domani sera giochi il trio titolare là dietro. L'altro dubbio è il ballottaggio tra Sanchez e Lautaro Martinez. Sanchez al momento favorito, proprio per quello che dicevate voi poco fa. Lautaro non attraversa sicuramente un momento brillante, invece Sanchez sì. Comunque la formazione dell'Inter dovrebbe essere questa. Allora, con Sanchez al posto di Lautaro, ma non Sanchez è... quando parte dal primo minuto, correggimi se sbaglio, non è che fa benissimo. Non lo so, però mi sembra più quando in forma Sanchez di Lautaro. Ma quando subentra è più efficace. Ma sì, può darsi, però in questo momento mi pare che sempre l'efficacia di Lautaro sia abbastanza bassa, quindi può darsi magari che... Per una volta può provare a fare un discorso contrario. Lautaro che entra magari al 60esimo... potrebbe spezzare la partita, perché ci sta sì, anche fare una volta che al 60esimo che punteggio ha la partita. Però visto che quando si tratta di noi, se manca Barella se ne parla poco, cioè tu giochi già contro una grandissima squadra che ha un ritmo enorme, quello che diceva Massimo è giustissimo, non avere Barella e avere Vidal cambia tantissimo. Io non so se avete visto le partite dell'Inter quest'anno, quante ne avete viste eccetera, il ritmo di Vidal è un ritmo da molto subbute. Basso. Vidal non fa scatti, Vidal gioca quasi da fermo, Vidal nei contrasti quando deve allungare la gamba spesso va per terra. È un giocatore d'esperienza, un giocatore che sa dove deve stare, ogni tanto conquista dei palloni in break a centrocampo, ma se tu devi pensare al ritmo che può avere il Liverpool, avere Vidal e non Barella secondo me è un handicap molto 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 grosso. Si sente molto grosso. E siamo sicuri che gioca Vidal? Beh, ma l'alternativa è Gagliardini, cioè non stiamo parlando di due fulmini di guerra, stiamo parlando di due giocatori molto statici. Gagliardini un pochino più tattico, Vidal un pochino più tecnico. Se tu dovessi scegliere, Filippo, no, me lo chiedere, non lo so, anche perché Vecino non c'è. Quindi per me giocheranno tutte e due, penso un po'. Ma no, non insieme. Ah, non insieme. Questo è il problema dell'Inter, la mediana. La mediana dell'Inter, se non hai tre titolari, è in grandissima emergenza. Noi dobbiamo andare in pubblicità, pochi minuti e torniamo con voi.
Però in quella dichiarazione, secondo me, ha fotografato un po' il campionato dell'Inter, perché ha detto la cosa giusta. L'Inter crea tante occasioni da gol, ma non è concreta al massimo, diciamo, perché poi di gol ne ha fatti tanti. Ma io probabilmente questa critica gliela potevi muovere a inizio anno, a parte che l'Inter è il miglior attacco della Serie A. Però mi pare che nell'ultimo periodo le occasioni che hai creato hai buttato dentro la palla. Con Napoli hai creato due occasioni, una l'hai fatto gol. Col Milan hai creato 3-4 occasioni, sì, un paio le hai sbagliate, hai fatto un gol solo, forse quella si può dire qualcosa. Col Venezia non hai creato tanto, hai fatto due gol. Quindi sinceramente credo sia più un luogo comune. L'Inter quando creava tanto magari creava 7 palle gol e ne faceva 3. Adesso è un periodo un pochino più di magra, però mi pare che la palla venga buttata dentro quando deve essere buttata dentro. Credo sia un luogo comune. Mi pare che nelle due partite ultime, quelle con il Milan e con il Napoli, l'Inter abbia avuto più problemi difensivi che offensivi. Sì, offensivi. Sì, sì. Perché ha regalato sicuramente il gol, un gol, almeno un gol al Milan. Anche due. Forse due, però uno clamoroso. E ha regalato anche il gol al Napoli, se ci pensi, perché il calcio di rigore che commette De Vrij è un vuoto mentale del giocatore, perché commette un errore incredibile. Quindi io penso che anche se la difesa dell'Inter, a vederla così e per quello che abbiamo visto l'anno scorso e anche quest'anno, sembra il reparto che dà solidità, in queste due partite gli errori sono stati più difensivi che offensivi, a mio avviso. Massimo, sei d'accordo che l'Inter non è più impermeabile come poteva sembrare? Quindi parliamo di difesa, naturalmente. Impermeabile come poteva sembrare qualche mese fa? Ti posso rispondere tra due mesi, perché potrebbe essere anche un passaggio. Potrebbe essere anche che nell'arco di una stagione tutte le squadre hanno un down, però devo dirti che se questo fosse il down, ben vengano i down per i tifosi dell'Inter e per l'Inter stessa, perché... Onestamente è sempre prima in classifica, detto della partita col Bologna se dovesse vincerla, e ha tutte le carte in regola per vincerla, quindi io credo che sia un passaggio momentaneo. Mi sembra comunque sia che l'Inter ha dimostrato finora di essere la squadra più continua, la stessa continuità mi dispiace ma non l'ha dimostrata nel Milan, non l'hanno dimostrata nel Milan né il Napoli. Uno deve tenere presente tutto il periodo. Io stavo solo dicendo prima che mi è sembrata una flessione non dovuta alla stanchezza, quello che io volevo sintetizzare prima, e forse dovuta a qualche cosa che magari sta succedendo all'interno e che logicamente sa Inzaghi, lo sanno loro, lo sa lo staff vede tutti i giocatori tutti i giorni. Sapranno loro che cosa magari non sta coincidendo con quello che succedeva prima. Oggi però devo dire che ad oggi la vedo ancora, ti dico, super favorita, ma sicuramente favorita. Io poi non so cosa ne pensa Filippo, ma io ti dico che nonostante i cambi che ci sono stati, nonostante tu che dici della panchina, io credo che la panchina dell'Inter sia una panchina decisamente importante. Non la paragono al Liverpool, io sto facendo un discorso campionato, e nel discorso campionato credo che l'Inter si possa permettere, quando gioca con squadre di seconda o terza fascia, di poter giocare con, non ti dico tutte le seconde linee, però con due o tre giocatori che magari solitamente non giocano, onestamente si può permettere di farlo. Poi vorrei ricordare, scusate, che l'anno scorso l'Inter ha vinto con 12 punti di vantaggio, e io non so da quando ha superato il Milan che serie positiva ha fatto di vittorie consecutive. Non lo so, perché ribadisco, non sono qui a guardare le cose, però mi ricordo, insomma, non vedevo l'anno scorso, nel tipo di gioco che faceva l'Inter, perché aveva un po' cambiato, non vedevo squadre che potessero metterla minimamente in difficoltà, onestamente, non le vedevo. E quest'anno onestamente sto rivedendo la stessa cosa. Oggi se leggo il calendario, guardo e vedo che, insomma, non mi sembra che da qui alla fine ci siano... C'è la Juventus, deve giocare con la Juventus, poi sono tutte squadre che potenzialmente l'Inter può battere.
non vedo potenzialmente da qui alla fine squadre per poter perdere punti, a meno della Juventus a Torino, poi però bisogna vedere come sarà messa la situazione di classifica, però insomma, a parte quella dove potrebbe magari venire fuori anche un pareggio, ma non mi sembra da qui alla fine che l'Inter può perdere chissà quanti punti. No, ma io sono d'accordo con Massimo, poi dipende anche molto dalla forma dell'Inter. Adesso per esempio se c'è il Liverpool mercoledì, arriva il Sassuolo domenica, non è proprio una squadra così abbordabile, il Milan ha perso il Sassuolo a San Siro, quindi bisogna sempre stare attenti. Se l'Inter è la squadra, torna a essere la squadra brillante di qualche tempo fa, sono d'accordo con Massimo, molto dipende da che condizione fisica e mentale avrà l'Inter. Poi comunque in linea di massima sono d'accordo assolutamente con Max, l'unica cosa su cui non sono d'accordo, o meglio, credo che lui abbia fotografato la realtà della panchina dell'Inter, che va bene, ma io parlo del centrocampo, poi tra l'altro io parlo solo della mediana, non parlo di altri ruoli, perché in difesa, nella difesa 3, è chiaro, i tre titolari, a parte De Vrij che adesso non è in grande forma, ma comunque sempre De Vrij, i tre titolari sono di un livello, però quando entrano D'Ambrosio, Di Marco e Ranocchia giocano sempre benissimo. Quest'anno per esempio ogni volta che Ranocchia è stato chiamato in causa ha giocato alla grande, stesso discorso per D'Ambrosio e Di Marco. Sulle fasce è messa molto bene, davanti ha tanti ricambi, anche se adesso Correa è fuori ma sta tornando e c'è Caicedo. In mezzo per me il problema è grosso, nel senso che la differenza tra i tre titolari e gli altri, ma anche a livello tattico, anche a livello di caratteristiche, oltre che a livello fisico, per me è enorme, c'è un abisso tra Brozovic, Barella, Çalhanoğlu, Vessino che non c'è, perché Vessino io non lo conto nemmeno, Vessino non c'è, ma quando mai avete visto Vessino in campo negli ultimi 2 anni e mezzo? È rientrato quest'anno, ha giocato 2 spezzoni di partita e adesso non gioca ancora più. Boh. Gagliardini e Vidal sono 2 buonissimi giocatori, Vidal era un campionissimo, adesso insomma è un po' in discesa, e Gagliardini è un buon giocatore, però se togli Barella e metti Gagliardini, se metti Çalhanoğlu e metti, se togli Çalhanoğlu e metti Vidal, Brozovic, Vidal, cambia lì in mezzo, poi è chiaro che, se, come dice Max, se giochi col Cagliari, con tutto il rispetto per il Cagliari, allora va bene, ma se giochi con le squadre di un certo livello che hanno un certo ritmo, per me diventa più difficoltoso. Ah no, ok, dice, non lo nascondo, adesso sto leggendo in inglese e traduco al volo, spero di non sbagliare. Non voglio mentirvi, non abbiamo nessun tipo di relazione con il Real. Non ritornerò indietro da quello che è successo, e poi ha parlato di Mbappé, vediamo se trovo qualche altra dichiarazione. Praticamente dice che il Paris Saint-Germain ha un'idea di calcio inclusiva di tutti, mentre invece il Real Madrid no, insomma. Allora io credo che però lui si riferiva alla Superlega. Sì, certo. No, ma su Mbappé secondo me non possono parlare, perché è chiaro che la posizione è abbastanza chiara. Il PSG ha provato e sta provando a tenerlo, e il Real è sicuro di portarlo via. Ha già offerto 50 milioni all'anno. Io credo che lo prenda il Real, francamente. È più una scelta però del giocatore professionale che economica, perché tanto i soldi li prende di qua e di là. Non è che al Real prende una cifra... No, però scusate, che il presidente del Paris Saint-Germain faccia un discorso etico di questo fa tipo... Fa ridere. Cioè, veramente. È un po' come quando lo fa l'Agnelli, dai, diciamo la verità. Com'è? È un po' come quando lo fa Agnelli. Beh, Agnelli almeno non nasconde. Ha fatto delle battute Agnelli sul fair play finanziario, sull'atteggiamento del Paris Saint-Germain, eccetera, però insomma mi pare che anche la Juve da questo punto di vista come rispondiamo, non sia un Simone? Modello. Ma in che senso intendi dire? Cioè, in senso, la Juve ha fatto una ricapitalizzazione. Sì, però anche la Juve è quella che il Paris Saint-Germain non l'ha fatto. La Juve è una dei tre che vuole fare la Superlega a tutti i costi. La Superlega, essendo un esempio di antisportività conclamata. Ma chi l'ha detto questo? Ma chi l'ha detto questo? Scusa. Questa è la tua opinione, Ste. Non è l'opinione mia, è l'opinione di la stragrande maggioranza dei tifosi ovunque in Europa.
di tutti i capi di governo d'Europa, di tutte le federazioni. Ma perché europee, secondo te è una cosa etica? Sarà una cosa che sarebbe economico. Perché scusami, il presidente del Paris Saint Germain, secondo te, rappresenta la morale? L'inclusività? L'inclusività? No, la morale no, che sta facendo il Paris Saint Germain? Fa ridere. Scusami, però se parliamo di fair play finanziario, parliamone fino in fondo. Perché secondo te il Paris Saint Germain rispetta il fair play finanziario? È normale che una squadra come il Paris Saint Germain possa normale fare una raccolta di figurine e giocare così? Questo è il calcio che ti immagini? No, cioè, questo è l'esempio che dobbiamo dare. Aspetta, però aspetta, il Paris Saint Germain, a parte il fair play finanziario, come tu sai, ma non perché è attaccato Agnelli, parte, che può sbagliare, intendiamo. A parte il fair play finanziario, ma come parte? È sospeso ora, che dobbiamo fare? Se vuoi lo riavere. C'è stato però fino caso, oggi, sì, è sospeso. Dopo il Covid ho capito, ma prima c'è aspetta stato. Aspetta però, non è che guarda, dopo il Covid il fair play finanziario non ha più effetto. Se tu mi dici che allora alcuni club, se tu mi dici che alcuni club, come l'Inter, come il Milan, come la Roma, hanno pagato delle mancanze dal punto di vista del rispetto del fair play finanziario, e ci sono club che in modo abbastanza misterioso, come il City e come il PSG, non hanno pagato niente, sono d'accordo. Allora, dopodiché ti dico però che quando questo tipo di osservazioni le fa e le ha fatte anche Agnelli, ti dico che secondo me la Superlega è l'esempio dell'antisportività. Quindi l'Eurolega nel basket è un'antisportività. L'Eurolega nel basket infatti si lamentano tutti nel mondo del basket. È nata una rivoluzione nel mondo del basket, non porta soldi al mondo del basket. Infatti è talmente antisportivo che Bologna, la Virtus Bologna, campione d'Italia, non partecipa all'Eurolega, dove partecipa a Milano, che è arrivata seconda. Se per te questa è la sportività, ma cosa per c'entra? Me non è. Scusami, tu stai facendo un processo alla Superlega che, per quanto, come dici tu, antisportiva, non ha preso l'avvio, è un processo senza senso, perché si potevano anche cambiare le cose, ma questo non vuol dire senza senso? Non vuol dire come si potevano cambiare le cose, avevano già fatto tutto. Avevano strutturato tu Atalanta, mi arrivi davanti. Io non capisco questa cosa della Superlega, impazzisco. Allora, io capisco se tu mi dici che tra le prime quattro si qualifica alla Champions, alla Superlega, le prime quattro si qualificano, ma la terza non la vogliamo, allora hai ragione tu. Ma questo è un torneo separato dalla UEFA, fatto tra privati, con uno sponsor privato. Ma perché devo essere antisportivo? Sto invitando le squadre che hanno più. Ma perché io ti devo far giocare nel mio campionato? Ma cosa c'entra il campionato con la Superlega? Cosa c'entra il campionato con la Superlega? Qual è l'annesso? Juve dal campionato di Serie A? Allora facciamo una. Ma qual è il Juve Milan Inter cosa fanno? Vivono da sole senza ma qual è squadre. Il nesso tra con il campionato e un torneo privato organizzato da uno sponsor pieno di soldi che giustamente come dal punto di vista suo vuole investire sulle squadre che hanno ragione. Qual è il nesso? Dov'è la non è che sparisce la Champions League, scusami, non sparisce il Paris Saint Germain in quanto comportamento secondo te è sportivo nei confronti delle altre delle altre i due cugini scambiano le figurine. I tornei esibizioni si fanno in estate o in ma questo Cina, chi l'ha deciso? Giappone, ma chi l'ha deciso? Ma chi perché l'ha deciso? Sono esibizioni. Ma chi l'ha deciso che si fa in estate? Se loro lo vogliono organizzare durante l'anno non lo possono fare. Sportive, ma è quello che vogliono fare con la Superlega. Le competizioni sportive sono un'altra cosa. Sì, ma è possibile che Stefano, uno io non sono fautore della Superlega, che sicuramente aveva dei difetti ma non ha preso l'avvio. Perché la Champions non ha difetti. Non ha preso l'avvio per forza dalla rivoluzione. Non ha preso l'avvio, è d'accordo. Però ricordiamoci anche che dietro c'è un blocco politico non da poco, perché ricordiamoci che un blocco politico non da poco e che uno dei massimi fautori di questo blocco politico è il presidente del Paris Saint Germain, che guarda caso adesso si arrabbia pure perché gli portano via un giocatore. Ma non è il blocco politico, non è stato il blocco, il Paris Saint Germain, il presidente, è stata la sollevazione. Cioè, ci sono i tifosi in Inghilterra che hanno principi, ma non solo in Inghilterra, anche in Italia, ma in Inghilterra dove i principi della sportività. Quindi noi siamo noi che magari potevamo vedere qualcosa di nuovo, siamo antisportivi. Ma hai visto il Newcastle? Cioè, i principi dei tifosi del Newcastle in Inghilterra quando è arrivato Piff. Stefano, principi proprio. Stai dicendo che la Superlega, comunque, a prescindere. Cioè, io non sono un fautore, però ti dico: la Superlega, comunque, a prescindere, se tu solo ne parli, sei un antisportivo. Io dico che è basata su principi antisportivi. Qual è il principio antisportivo? Puoi cambiarlo. Oggi il Napoli, quanti punti di vantaggio
già sulla Juventus. Nella vostra Superlega il Napoli non partecipa. Ma non è la vostra, la Juventus, non è mia. E non allora non è normale. Mia. Per me non è normale. Poi ci sono. Però la meritocratica. C'è la possibilità. Quindi scusami, quindi la Laver Cup che organizza Federer è antisportiva. Perché sceglie lui i giocatori. Non ha scusami, ma se io sono uno sponsor e mi chiamo Tramontana, è un'esibizione. Vabbè, ma a Wimbledon, a Roland, e come la chiami la Superlega? Non è un'esibizione, come la chiami? Come la chiami? Non è un'esibizione. E come la chiami? Scusami, i tornei di Grand Slam decide chi partecipa, la classifica ATP. Benissimo. Fine. No, non c'è fine. Ma la verità, non solo la verità è che se quei 16 club fossero rimasti compatti o 20, non c'è, la Champions League perdeva sponsor, sì. È sempre un problema di soldi. È ma possibile qui che non si riesca a fare, esatto, la riforma dei campionati in Italia? Ma scusami, per no, scusatemi, Maurizio, scusami, io sono Filippo Tramontana, mondo ipotetico, molto ipotetico, sono stramiliardario, possiedo una banca che può fare quello che vuole con i soldi, voglio creare una lega mia personale, privata. Lo puoi fare. La chiamo d'esibizione, va bene? Durante perfetto. L'anno, d'esibizione, i soldi sono i miei. Perfetto. Io invito, ovviamente, le squadre che hanno un bacino di utenza a livello perfetto. Mondiale che mi fanno tornare quei soldi e mi fanno guadagnare. Non vado a scegliere quello. Ma fammi finire, Io decido che voglio io le mie squadre che mi fanno guadagnare. Bravissimo. Quindi scelgo il City, scelgo il Bayern Monaco, scelgo il Paris Saint-Germain, scelgo l'Inter, il Milan e la Juventus. Perfetto. Ma saranno cavoli miei. Sono cavoli tuoi. E allora, che cosa succede? Che tu per fare quel torneo, siccome prendi delle squadre che fanno parte dell'UEFA, prendi gli arbitri dell'UEFA, le squadre che fanno chi parte detto dell'UEFA, che io prendo gli arbitri i campionati dell'UEFA. Perché non ci stanno, non è che ma chi l'ha detto che non ci stanno? L'hai deciso tu. Comunque, prendi delle squadre gli arbitri che voglio. Prendi delle squadre iscritte all'UEFA, ci siamo? Quindi, se io UEFA ritengo che tu mi stai facendo una concorrenza, ti dico, benissimo, prendile, però non giocano più nell'UEFA. Però scusate, non giocano nell'UEFA, perché tu stai sfruttando delle squadre, scusate, perché, ma perché vuoi il Real Madrid? Perché ha vinto grazie all'UEFA. Ma che grazie all'UEFA? Ma se non ci fosse stato il Real Madrid, è una storia che l'ha fatta all'interno dell'UEFA. Quindi tu mi fai la concorrenza, io ti dico, prendile. Velocissimo, Simone, perché io non te lo do. Ma ci stiamo rendendo conto, sì o no, che comunque, a prescindere da Superlega, riforma di Champions e tutto, il calcio, che è la nostra passione, chiamiamo così follemente, e questa sera ne è la dimostrazione e discutiamo su tutto, è a un passo dal baratro, non soltanto dal punto economico. Ma perché è stato amministrato male? No, mica per altro. Sì, ma va bene. E quindi un tentativo per voler riformare, per ma quanto no, sbagliato scusami, sia, è sbagliato. Ma scusami, è i tentativi ci sono, per esempio, no? Per esempio, scusami, ora c'è chi paga. I ragazzi non guardano più il calcio, scusami, ragazzi. I tentativi sono sotto gli occhi di tutti. Ora c'è chi paga 4 allenatori e vuole ristori dallo Stato. Quindi vuole ristori dallo Stato per pagare 4 allenatori. Ma tu parli solo del calcio italiano, però. No, io parlo parliamo del calcio a livello mondiale. Il Barcellona ha messo delle regole e ha dovuto rinunciare a Messi. Non le ha messe la Barcellona le regole. La Liga le ha messe. La Liga ha messo delle regole. Allora, ma anche la Juventus dobbiamo andare in